Benvenuto, il Palermo vince 4-1, se non altro il risultato premia e abbiamo ottenuto quello che è il minimo, come si suole dire, per poter fare questa parte di campionato ancora con la certezza di poter riuscire ad essere promossi con la promozione diretta. Ecco, tu come hai visto la partita, al di là dei 4 gol? Intanto buonasera a tutti quelli che ci seguono questo video. Io direi come premessa che il risultato è la cosa, forse direi l'unica cosa da salvare veramente in questa partita. La risultata è molto generosa con noi e quindi da accettare, perché in questo momento il risultato ci porta a un punto dalla capolista e poi avremo due trasferte difficilissime consecutive, e quindi questo risultato era obbligatorio. Però se devo commentare la partita, non posso assolutamente essere soddisfatto, tantomeno contento, perché il Palermo, dopo un inizio strepitoso, merito soprattutto di un Falletti eccellente, che sembra aver trovato la forma, quella che li conosco io dai tempi della Ternana. Ma soprattutto perché quando Falletti gioca da punta, certo, riesce a esprimersi al meglio. Se poi gli chiedono come Coronado di tornare indietro e fare il difensore. No, ma certo. Hai capito? Anche se stavolta ha fatto contro l'ultimo in classifica. E poi lui già a Venezia aveva dimostrato, entrando in campo, di essere in forma, e a Venezia ci ha fatto prendere un punto prezioso. Lui oggi ha giocato la mezz'ora che ha giocato, perché poi si è infortunato, è stato il migliore in campo, ha inventato le azioni dei due gol, e qui è finita la partita del Palermo, chissà perché. Non posso pensare che la partita del Palermo sia finita perché è uscito un giocatore, perché sarebbe assurdo. Non siamo a livelli di CR7, qui siamo in Serie B e siamo nel Palermo. Dico semplicemente che il Palermo, dopo il 2-0, ha pensato che la partita era finita, che la partita era vinta. E torniamo all'11-0-0, come dico io, è un errore gravissimo dal punto di vista sia mentale che tattico e tecnico, perché le partite finiscono al 90° e il calcio è bello perché è strano, imprevedibile, se no non sarebbe il gioco più amato nel mondo. E nel secondo tempo poi siamo entrati come se non avessimo perso completamente, addirittura l'orientamento, il senso dell'orientamento. Non giocavamo più la palla, non correvamo più, abbiamo consentito al Carpi, che è una modesta squadretta, però in panchina ha un signor allenatore che si chiama Castori, abbiamo consentito al Carpi di reagire, di fare la partita, di andare in gol con un gol bellissimo, frutto di un'azione veloce, rapida e incisiva, e a quel punto invece di scuoterci, di capire che la partita non era finita, ci stiamo ancora chiusi, come se avessimo paura di non vincere questa partita. E questo, devo dirlo, è una cosa psicologica, mentale, che Roberto Stellone, che come sapete io stimo moltissimo come persona e come allenatore, deve correggere immediatamente. Non esiste che una squadra come il Palermo, che incontra l'ultimo in classifica, si faccia quasi raggiungere. Nonostante il Carpi poi fosse rimasto in 10, poi 9 addirittura, prima in 10 dico, in 10 stesso ha continuato ad attaccare, e avrebbe pareggiato se Alberto Brignoli non si fosse prodotto in una uscita strepitosa, bellissima, che ha salvato la vittoria, perché quello sarebbe stato un pareggio, il Palermo di in quel momento sarebbe crollato. Invece poi ci ha pensato l'arbitro, che ha espulso due giocatori del Carpi, che è ringalluzzito da questo pareggio, ha cominciato a picchiare come Fabbri. Tutti gli interventi, c'erano interventi effettivamente pericolosi del Carpi, e l'arbitro ha detto adesso vi faccio vedere io come si gioca, che cos'è il calcio, e ha cominciato a interpretare in maniera pignola, direi, tutti i falli e tutte le reazioni, soprattutto le proteste dei giocatori del Carpi, e mandandone via due in 11 contro 9. È chiaro che fare altri due gol è stato quasi
è quasi un viatico normale, naturale. Di questa partita io voglio dire che Puskas continua a piacermi, nonostante i suoi limiti, diciamo così, un po' grezzo, però mentalmente, fisicamente è impeccabile, è uno che si sacrifica, è uno che lotta su tutti i palloni ed è quello che avrebbe potuto fare lui il secondo gol personale, invece ha dato la palla al suo capitano, l'ha fatto segnare. E questa è una nota bella di oggi, una nota positiva. Così come penso anche i due gol di Nestorovski, perché è un po' messo in discussione, ha dimostrato di essere un giocatore assolutamente... Nestorovski, l'ho sempre detto, è un campione. Bravo. Ah, no, a parte che è un campione, Nestorovski anche quando gioca male in questa squadra, per via del carisma, perché è forte in questa categoria, è forte, anche se oggi non si è prodotto nella sua migliore prestazione, però ha fatto comunque Nestorovski, nel senso che i compagni gli hanno dato la faccia al suo tempo, perché evidentemente hanno grande stima di Nestorovski, e quindi in campo Nestorovski è necessario. Adesso spero che queste due trasferte il Palermo si renda conto che ha il traguardo a portata di mano e deve giocare col sangue agli occhi. Col sangue agli occhi non significa picchiare, a gettare la palla, significa giocare per a vincere. Calcio, giocare a calcio per vincere, andare a Cosenza e tentare di vincere, anche se ho visto il Cosenza fuori casa a Pescara a giocare benissimo, andare a Pescara e vincere, perché sono squadre, sia Cosenza che Pescara, che lasciano giocare al calcio, e allora se noi giochiamo a calcio contro queste due squadre possiamo vincere, e me lo auguro con tutto il cuore, perché alla mia età mi pare normale desiderare di tornare in Serie A, perché poi tento tanto tempo, io me lo auguro di averlo, ma tanto tempo di aspettare un altro anno per andare in Serie A, e magari non ci arrivo, e questa sarebbe una disdetta non tanto per me quanto per il Palermo, che senza di me, credetemi, non ha nulla da guadagnare. Con me guadagnerà sempre, e anche con te, caro Mario Giglio, che siamo i due veri tifosi di questa squadra. Questo non c'entra niente, ma io ci metto stesso. E noi vogliamo chiudere allora a questo punto con forza Palermo. Certo, chiudiamo con forza Palermo sempre, perché in ogni caso il nostro cuore è così. Ma il nostro cuore è rosanero, la maglia è quello che conta, ci possono essere momenti difficili e momenti meno propizi, però quello che conta è tifare la maglia e non perdere mai una partita per superbia come oggi, per presunzione, per superficialità. Questa è la cosa peggiore. Se tu sei superbo in campo vuol dire che non onora la maglia, e se non onora la maglia ti puoi chiamare non so come, ti puoi chiamare Cristiano Ronaldo, tu nel Palermo non ci giochi. Bene. Per giocare nel Palermo devono prima di tutto onorare la maglia, come ha fatto il ragazzino Fiordilino, che pur giocando in un ruolo non suo, si è impegnato al massimo e ha fatto il suo dovere, come se non meglio degli altri. Assolutamente. Saluto tutti.